Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, ho deciso di girare questo video perché avevo intenzione di fare un video sulle ultime letture, o comunque le letture fatte nell'ultimo periodo, in particolare nel periodo estivo. E sono andata quindi a scorrere i miei video per vedere quale fosse l'ultimo video delle letture che avevo fatto e mi sono resa conto che risaliva ad aprile addirittura, quindi insomma diciamo che era il momento di aggiornarvi sulle letture che ho fatto. Purtroppo durante l'estate non ho letto tantissimo, ho letto veramente poco in confronto a come ero abituata altri anni. Ma va bene così, nel senso che ci sono stati dei cambiamenti, prima di tutto il lavoro, come sapete ho chiuso la libreria e a giugno ho cominciato a lavorare in un altro posto che tra parentesi mi piace moltissimo per fortuna e quindi niente, ovviamente questo ha un po' cambiato gli equilibri della mia vita, uno, e poi in generale evidentemente ho passato un periodo in cui avevo meno voglia di leggere, o meglio, ho sempre letto, non sono mai stata a periodi senza leggere nessun libro, però leggevo molto lentamente o per poco tempo al giorno e quindi chiaramente i libri che vi faccio vedere sono meno di quanto ci si aspetterebbe in un periodo di tempo così lungo. In ogni caso un po' di libri sono accumulati, quindi ve li faccio vedere e ne parlo brevemente. Il primo di cui vi parlo è Il segno della croce di Glenn Cooper. È il primo libro che leggo di questo autore, che in realtà vende milioni di copie in tutto il mondo ogni volta che pubblica un nuovo libro. I suoi sono di solito dei thriller, quindi dei libri che prendono e che insomma ci fanno venire voglia di arrivare presto all'ultima pagina, e devo dire che mi è piaciuto. La storia, molto in breve, praticamente riguarda un protagonista che è anche uno studioso di religioni, quindi un uomo che più di una volta si è anche recato in Italia per studiare insomma aspetti della religione, e che viene interpellato addirittura dal Papa perché venga in Italia a decidere se un prete che appunto aveva una piccola parrocchia in Italia sia o no un miracolato, perché quest'uomo praticamente ha le stigmate, quindi le classiche ferite ai polsi che ricordano e rimandano alle ferite di Gesù sulla croce. Quindi niente, lui praticamente viene ingaggiato per capire se quest'uomo sia un uomo che mente, che si procura le ferite da solo, oppure che sia effettivamente un miracolato. E devo dire che il protagonista scopre delle cose abbastanza scioccanti. In più la sua indagine, che parte appunto da questo piccolo paese con questo prete che inizialmente sembra anche insomma di poco significato, in realtà lo porterà ad entrare in contatto con una vecchissima, antichissima associazione che vuole rivendicare il nazismo e anzi riportarlo al pieno vigore, perché secondo loro quella era l'unica forma di governo possibile perché il mondo e l'umanità possa andare avanti. Queste due cose che sembrano così distanti l'una dall'altra in realtà si incontreranno e porteranno il protagonista quindi a cimentarsi in tante avventure. E niente, io, a me è piaciuto, l'ho letto con piacere, sono andata anche velocemente per riuscire a capire come andava a finire, perché è questo il suo scopo, insomma, è un classico thriller, quindi non lunghe descrizioni, non tanto spazio ai sentimentalismi quanto piuttosto all'azione. Di solito, questo mi è stato regalato, di solito non comprerei un libro del genere perché costa, non lo so perché appunto il prezzo è nascosto, comunque costa all'incirca credo una ventina di euro, e devo dire che alla fin fine dentro, come vedete, è scritto abbastanza grande, c'è un grande spazio intorno, insomma diciamo che è uno di quei classici libri dove la casa editrice cerca di lucrare tanto, però indipendentemente da questo, se lo trovate in versione economica o se un ebook o se comunque vi interessa e vi piace Glenn Cooper, questo ecco ve lo consiglio perché è molto bello. Secondo libro letto, allora in questo caso vi rimando al mio Instagram come ogni volta, perché appunto via via anche parlo delle mie letture su Instagram, sono nelle stories, e niente, appunto lì mi capitò di mettere, anzi quella è proprio una foto su Instagram, ho messo una foto di questo libro, in tanti mi hanno commentato dicendomi: ah, l'ho letto, spettacolare, bellissimo, ti innamorerai, ed effettivamente è stato così. L'ombra del vento di Zafon. Ho comprato questo libro perché io ho ricevuto il quarto volume. Intanto Tuco cerca di entrare
nell'altra stanza. Comunque, avevo, come ho detto, ricevuto il regalo, il quarto volume, del quale non ricordo, il labirinto degli spiriti mi sembra si chiami, non mi ricordo, comunque vi lascio, se ho sbagliato vi lascio il titolo qui sotto, e allora ho deciso di recuperare tutta la serie, ovviamente, che è una tetralogia, sono 4 libri. Questo era il primo. L'ho adorato, moltissimi di voi lo conosceranno, L'ombra del vento è famosissimo. Comunque è la storia di questo ragazzo che scopre un libro molto particolare in una biblioteca o comunque una libreria molto particolare nella quale si trovano infiniti volumi in un infinito ed intricato mondo fatto di corridoi e scaffali. Lui trova questo libro e decide di indagare sulla storia dell'autore, perché sembra che questo autore abbia avuto una storia particolarissima e soprattutto molto molto misteriosa. È per questo quindi che lui partirà alla ricerca della verità in una Barcellona che si alterna tra il passato e il presente, perché lui scoprirà un intricato mondo di personaggi più o meno pericolosi, più o meno buoni o cattivi, insomma avvarrà dell'aiuto di amici leali e scoprirà anche che cosa vuol dire invece perdere un amico. Quindi io l'ho trovato veramente veramente bello, è uno di quei libri che però vanno letti tutto d'un fiato, perché ci sono tanti tanti personaggi, tanti avvenimenti, ma soprattutto tante storie che quindi insomma ci rendono, ci diciamo allenano la nostra memoria, ecco, e quindi secondo me leggerlo in un momento in cui siete particolarmente impegnati, quindi leggete 1 o 2 pagine a sera, non merita, perché dimenticherete particolari letti in precedenza e che poi in realtà possono tornare utili. È una storia d'avventura ma anche molto molto accattivante, di quelle proprio che ci fanno correre con gli occhi lungo le pagine. Io, come ho detto, non so spiegare tantissimo la trama, perché la potete trovare tranquillamente su internet e molti di voi la conosceranno. Ho già comprato il secondo volume e non vedo l'ora di leggerlo. Ok, non vi potete rendere conto, mentre ero qui che registravo il video, il cane ha fatto la cacca qui dietro, quindi stavo praticamente per svenire dal puzzo. Comunque ora ho pulito tutto, andiamo avanti. E altro libro letto nell'ultimo periodo è L'altra figlia di Annie Ernaux. Questo l'ho comprato al Salone del Libro di Torino, se non avete visto il video ve lo lascio qui, e niente, la casa editrice è L'Orma. Il libro è piccolissimo, come vedete, quindi letto in meno di un'ora, meraviglioso. Praticamente è la storia, diciamo, è una lettera scritta dalla stessa autrice, cioè è riferita a lei, non è un personaggio immaginario. È una lettera che questa donna scrive a sua sorella. Ma in realtà che cosa è successo? Lei ha scoperto da bambina di aver avuto una sorella nata e morta qualche anno prima della sua nascita. Quindi praticamente lei ha avuto una sorella più grande che purtroppo si è ammalata ed è morta, mi sembra aveva 6 anni la bambina, e insomma fatto sta che dopo qualche anno è nata lei. Lei lo scopre quasi per caso, perché i suoi genitori non le avevano mai parlato di aver avuto questa sorella, e quindi lei finalmente nell'età adulta, dopo aver in qualche modo interiorizzato negli anni il fatto che avesse avuto una sorella che era nata prima di lei, e appunto dopo aver interiorizzato tutto questo si sente pronta a parlarle e quindi le scrive una lettera. È veramente bellissimo, io vi consiglio di recuperare degli scritti di Annie Ernaux, che è una scrittrice francese, perché scrive veramente bene, è introspettiva, molto profonda, e riesce a cogliere dei lati di questa situazione veramente inaspettati. Cioè lei si vede come si domanda effettivamente se lei non sia nata soltanto perché la sorella è morta, quanto significato possa avere la sua vita e soprattutto quale significato dare a tutto ciò che fa, sapendo che sua sorella non ha potuto fare niente. E quindi è anche un rivalorizzare la vita soltanto dopo aver scoperto la morte. È veramente bello, un libro che lascia senza parole, un libro che avresti voglia di sottolineare, di copiare, perché le frasi sono veramente toccanti, profonde e alla fin fine sono anche la verità, cioè ci fa riflettere su degli aspetti della vita, indipendentemente che abbiamo avuto o no una sorella che poi se n'è andata, ma
in ogni caso ci fa riflettere sugli aspetti della vita, della nostra quotidianità, su ciò che ci sta intorno e sul come noi ci rapportiamo con la vita, con i sentimenti e l'importanza che diamo a tutto ciò che siamo. Ecco, è tutta una visuale nuova che questa donna ci dà grazie a questa lettera, quindi io ve lo straconsiglio, bellissimo. Per chi mi segue sempre su Instagram o comunque ha visto il mio ultimo vlog, anche questo ve lo lascio, sono stata in Croazia una settimana al mare e lì ho terminato di leggere un libro e ne ho letto un altro, quindi ho terminato di leggere lì 1Q84 libro 3. Chi mi segue su Instagram si ricorderà che il libro era completamente distrutto, cioè ve lo faccio vedere perché è una cosa ridicola, cioè per capirsi. Sono tutti tre pezzi staccati. Lo so che questo per un lettore è una cosa da straziare l'anima, e lo è stato per me, ma purtroppo è stato il calore, presumo, perché l'ho tenuto in borsa, chiaramente nello zaino, insomma, per tanti giorni, stava sotto il sole, eccetera, quindi mi sono staccati dei pezzi di libro. Comunque, vabbè, allora, questo l'ho letto perché, come sapete, avevo letto 1Q84 libro 1 e 2 che vengono venduti insieme, nello stesso volume, insomma, e quindi mi ero portata a casa, una volta chiuso il negozio, questo libro perché volevo sapere come andava a finire la storia. Io non sto a raccontarvi tanto la trama di questo perché in fondo, infine, bisogna aver letto il primo e il secondo, ovviamente, quindi qui, diciamo, ci sono sempre i soliti due personaggi che sono Aomame e Tengo, ecco mi sfuggiva il nome, Aomame e Tengo, un uomo e una donna che inaspettatamente si ritrovano a vivere in questa realtà parallela che lei denomina 1Q84 invece che 1984, perché lei si rende conto che ci sono delle piccole cose che rendono quella realtà diversa dall'originale. Sono cose molto piccole e una però è più grande di tutte, ovvero il fatto che ci sono due lune in cielo. Lui è uno scrittore, lei è praticamente una personal trainer che però fa anche degli omicidi a una mercenaria, ecco come si dice, fa degli omicidi a pagamento e hanno nel primo e nel secondo libro lei aveva appunto ucciso un personaggio molto importante all'interno di una setta religiosa e in questo libro vediamo insomma il fatto soprattutto che lei viene ricercata da questa setta e allo stesso tempo i due personaggi cercano di trovarsi. Ci sarebbe tanto da raccontare per la trama, però o spoilererei quello che accade nei primi due volumi, oppure direi cose di questo volume e voi non capireste niente se non avete letto gli altri, quindi lascio perdere, insomma, alla fine se vi interessa la trama del primo, se non l'avete letto, potete trovarla tranquillamente su internet. Io questo libro non mi è piaciuto tanto, ne avevo sentito parlare, sapevo che era peggiore dei primi due, ma speravo, come sempre, di essere un po', non so, la voce fuori dal coro che avrebbe detto no, invece è stupendo. Purtroppo, la scrittura di Murakami mi piace moltissimo perché è molto dettagliata ed è la cosa più bella del mondo, secondo me. A me piace rendermi conto anche dei minimi particolari di tutto ciò che viene descritto e di tutti i movimenti dei personaggi, le sensazioni, mi piace, però in questo caso è diventato ripetitivo, cioè gli stessi concetti venivano ripetuti all'infinito, tanto che a volte avevo la voglia di saltare le pagine perché dicevo sì, va bene, questo l'ha già detto, lo sappiamo, ecco. Quindi questa cosa mi ha un po' annoiata, in più non succede quasi niente, cioè i due personaggi sono molto statici, si trovano per la quasi totalità del libro nel solito posto e pensano e rimuginano sempre sulle stesse cose e oltretutto c'è sempre una sensazione che a un certo punto arriverà l'azione, la vera azione che ci terrà un po' incollate alle pagine, che farà svoltare la situazione, e invece no, anche il finale è deludente, molto lento, non scontato ma lento e non so, un po' troppo semplice per tutto diciamo il mondo intricato che ha creato in questo libro, quindi purtroppo lo devo bocciare. Comunque, se vi interessa, i primi due libri sono molto interessanti, io per tanto tempo sono stata avendo letto soltanto i primi due libri ed ero molto soddisfatta, quindi vedete un po', oppure cominciate da qualcos'altro di Murakami. Infine, ultimo libro letto, e questo me lo sono divorato al mare, è stato The Touch di Randall Wallace, acquistato dalla mia mamma al Salone del Libro nello stand delle Paoline, che se non lo sapete è una casa editrice che pubblica principalmente volumi cattolici relativi alla religione cattolica. Questo però è un romanzo
Praticamente la storia è quella di un medico, che un chirurgo con grandissime abilità, che purtroppo in un incidente perde la promessa sposa. Quindi molto religioso, in realtà si ritrova completamente disarmato da questo evento nefasto che attacca la sua vita e decide di smettere di operare. Quindi lavora in ospedale, aiuta il prossimo, una persona molto buona, però non riesce più ad operare perché non può pensare di vedere altre persone sul filo del rasoio, ecco, quindi tra la vita e la morte, come ha visto la sua fidanzata dopo l'incidente, ecco. Dall'altra parte c'è una donna che invece è a capo di una grandissima società che fa ricerca medica, in particolare lei è alla ricerca di un chirurgo che sia capace di operare diciamo con una mano particolarmente ferma, perché vorrebbe curare una malattia molto particolare del cervello. I due ovviamente entreranno in contatto in qualche maniera e riusciranno a, diciamo, a trovare lo spunto per ritrovarsi, ma non soltanto per trovarsi tra di loro, ma per ritrovare se stessi dopo due vite tanto diverse, ma che comunque li avevano segnati. Il libro, in realtà, la storia è abbastanza banale, nel senso che non spoilerò niente se dico che ci immaginiamo fin dall'inizio che i due dovrebbero finire insieme, insomma, e quindi diciamo che non è proprio la storia più originale che potessi leggere, è molto semplice, molto, non so, quasi un romanzo rosa, ecco. Però dentro il libro ho trovato delle bellissime perle. Per esempio c'è una grande parte della storia dedicata alla carità, quindi a come dedicarsi al prossimo in maniera disinteressata e per non ricevere niente in cambio, e ci sono degli insegnamenti e delle frasi veramente molto belle, indipendentemente dalla religione in realtà, perché è proprio una questione di umanità. E in più uno dei personaggi, non vi svelo chi per non rimanere, insomma, per non rovinare niente, comunque c'è anche la storia di una donna che non potrebbe avere figli perché se avesse una gravidanza il suo stato di salute non le permetterebbe di sopravvivere alla gravidanza. Questo ovviamente mi tocca particolarmente perché, come sapete, io e mio marito abbiamo fatto domanda di adozione perché io, avendo una cardiopatia, non posso avere figli, o meglio posso, ma metterei a rischio la mia vita, ecco. E quindi mi ha veramente toccata anche questa cosa qui, che ovviamente rispecchiava la mia vita. Ma in generale è veramente una storia umana, e a volte è anche piacevole leggere storie di persone buone. Indipendentemente che esistano o meno, ci spinge comunque a migliorarci, e io quindi per questo l'ho apprezzato, l'ho letto in pochissimo tempo, l'ho finito con i lacrimoni, però stavo bene. È veramente bello, se avete occasione leggetelo, perché secondo me merita tanto. È un libro che tocca il cuore, che a volte anche un libro un po' più semplice, che non sia di alta letteratura per forza, non è detto che non possa dirci qualcosa. In questo caso a me ha parlato. Beh ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, di non aver chiacchierato troppo, anche perché questa casa è un delirio, c'è sempre il cane che corre qua e là e che fa la cacca, e poi il maritino che è andato a correre, è tornato, ho dovuto stoppare la registrazione, insomma. Spero di aver detto qualcosa di sensato. Fatemi sapere se avete letto qualche libro di quelli che ho nominato, e ovviamente fatemi sapere quali libri avete letto voi durante quest'estate. E anzi, come sapete, io rispondo sempre a tutti i commenti, mi fa molto piacere se mi dite di aver letto qualche libro che ho consigliato e che anche a voi è piaciuto. Niente, io quindi vi saluto, vi do appuntamento a prestissimo con un altro video, spero di registrare presto anche il Bookshelf Tour, e niente, alla prossima, grazie, ciao.